Senso aveva, non sarebbe andata da nessuno.
nessuna parte perché Basil non poteva smetterla di tentare e non la lasciava in pace. Amy, per favore, parlami, le disse lui dall'oscurità, il corpo sguassato da tremori. Sono andato in giro a tentoni nel buio cercando tutti, continuò. La corrente è saltata, i segnali di uscita non funzionano, il sistema di ricircolo d'aria è spento e, ad essere sinceri, se questo è ciò che ti ha fatto quel pazzo malato, allora non voglio stare nei paraggi ad aspettare che torni. Forza. Amy non si mosse, non parlò, non fece altro che chiudere gli occhi e sprofondare di nuovo nelle tenebre. Ti aiuto a metterti in piedi, disse Basil. Lei non aprì bocca. Sperava che, se non avesse parlato, lui se ne sarebbe andato. Invece Basil si mise dietro di lei, la afferrò sotto le ascelle e la tirò su. Quando il peso si spostò, Amy sentì olio bollente defluire nelle caviglie e nei piedi. Fu un dolore così lancinante che scivolò dalla presa di Basil e si afflosciò a terra. Distinto, Amy ritrasse le gambe in posizione fetale, singhiozzando mentre portava le ginocchia al petto. Voleva tornare sulla sua sedia, era tanto più facile sulla sedia. Basil le mise una mano attorno alla cintura, si tenne forte sulle gambe e la tirò su in posizione seduta. Amy crollò come un sacco contro la parete. Via, mormorò, vattene. Lui le si accovacciò accanto, le scostò dalla faccia i capelli sudati e le puntò il telefono negli occhi. Erano offuscati, ciechi. Non posso lasciarti qui, sono il tuo supervisore. È mia responsabilità tenerti al sicuro. Amy si afflosciò da un lato e tentò di strisciare via. Sentiva le braccia in fiamme, i muscoli come se fossero stati strappati e rimessi insieme con le gaffette. Tiravano e si annodavano nelle direzioni sbagliate e non si adattavano alla sua pelle. Era come se il suo corpo fosse vecchio e fragile. Basil tentò di fermarla, ma lei continuò a strisciare. Voleva scivolare di nuovo nell'oscurità. Voleva che quell'inutile lotta avesse fine. Cominciò meccanicamente a strisciare lungo la parete. Basil non capisce, pensò Amy. Ma se continua a parlare, lo sentiranno e verranno e cureranno anche la sua malattia. Questo pensiero la fece sorridere. Non preoccuparti, disse. Ti renderà di nuovo completo. Chi? Il guardiano Ward, rispose Amy. Intendi Carl, il senza tetto? È lui il guardiano Ward. Amy tentò di scuotere la testa, ma perfino quel semplice gesto innescò un altro lancinante lampo di dolore. Il guardiano è dentro Carl, indossa Carl come un guanto. Il guardiano vuole aiutarci. Amy, non so di cosa stai parlando, replicò Basil, ma è davvero qualcosa che non va. Sai dove siamo? Che giorno è? Siamo nell'alveare, rispose Amy. Non c'è nessun alveare, noi. Non sei lucida. È dove otteniamo ciò che meritiamo. Siamo dentro Orsk, obiettò Basil. No, insiste Amy. Siamo sempre stati nell'alveare. Non c'è nessun altro posto. Bene, disse Basil. Tentò ancora una volta di sollevarla. E ancora una volta Amy gli si afflosciò tra le braccia. Quando si fermò per modificare la presa, lei crollò di nuovo sul pavimento. Basil si allontanò e stavolta Amy sperò che fosse andato via per sempre. Lasciò che l'oscurità la travolgesse e la portasse via. Certo, non aveva più la sicurezza della sedia tranquillizzante, ma se non si muoveva e non lottava, se si arrendeva, poteva ancora sentire di far parte dell'alveare. Si udì un cupo brontolio in lontananza e Amy seppe che il guardiano Ward stava tornando da lei. L'avrebbe riportata sulla sedia o forse le avrebbe somministrato una cura più potente. Il brontolio si fece più forte e Amy rilassò il corpo per accoglierlo. Era stanca di sentirsi malata e rotta, voleva essere completa. Scrutò il buio aspettando il suo padrone. Invece dalle tenebre emerse la faccia di Basil, vagamente illuminata dal suo cellulare. Stava spingendo una poltroncina da ufficio, Yuga, con le rotelle. Appena
Spaventata per rispondere.
quasi strascicati, dozzine, centinaia che avanzavano nell'unisono. Pesi il tiro via Amy dalla poltroncina e la trascinò lungo un corridoio, spingendola sotto un tavolo da pranzo. Patrick, corri. Lontano dallo schifoso leviatano che incombeva su di loro, facendo tremare il pavimento, saturando l'aria nel suo lezzo. Qualunque cosa accada, vi svegliò al di sopra degli immensi, sommessi, orribili rumori che diventavano sempre più forti. Non aiutarmi, posso farcela da solo. Aspetta solo che se ne vadano e poi esci da questo posto. Tornò sul sentiero brillante e luminoso, tenendo il cellulare sopra la testa. Un segnale nell'oscurità. Qualcosa nell'ombra si lanciò verso di lui, mentre emergeva dalle tenebre. Amy vide che aveva centinaia di gambe dai luridi piedi nudi, così serrate tra loro che sembravano appartenere a una singola creatura. Si rese conto di avere davanti agli occhi un esercito che si estendeva nell'intero negozio. Indossavano casacche e larghi pantaloni a strisce, avevano il capochino in avanti, la fronte di ciascun uomo postata sulla nuca di quello che lo precedeva. Stavano così ammassati che sembravano un grosso millepiedi segmentato, fatto di carne morta. Si fermarono a poca distanza da Basil. Basil si sforzò di apparire coraggioso, si erse in tutta la sua altezza al centro del sentiero, le gambe divaricate, illuminato in controluce dal telefono, ma poi li vide. Diede loro una lunga, attenta occhiata e qualunque cosa si fosse aspettato di vedere non era affatto questo. La sua espressione vacillò e ripiegò sull'addestramento che aveva ricevuto. Orsk è chiuso per la notte, voi tutti state violando una proprietà privata. Per un brevissimo momento non si mosse nulla. Poi il suo cellulare entrò in modalità riposo, spegnendo l'ultimo barlume di luce nello sciarumma, e i penitenti si avventarono su di lui. La cultura della leadership, manuale Orsk, gestire una presenza destabilizzante. Ecco le procedure da seguire quando trovate una presenza destabilizzante nel vostro ambiente di lavoro. Questo può tornarci utile anche in generale. Allora, valutazione. La presenza destabilizzante è sola. La presenza destabilizzante è sotto effetto di alcol o droga. La presenza destabilizzante mostra un atteggiamento aggressivo. Secondo approccio, laddove è possibile, fate sempre coppia con un altro team leader per l'approccio. Approcciarsi sempre con una visuale chiara della presenza destabilizzante. Non state mai a meno di 2 metri dalla presenza destabilizzante. Terzo annuncio, dichiarate con chiarezza la vostra posizione all'interno di Orsk, spiegate le linee guida e la politica del punto vendita che la presenza destabilizzante sta violando. Esigete che la presenza destabilizzante lasci il punto vendita immediatamente. Ricordate l'incolumità di visitatori e dipendenti dal punto vendita. Del punto vendita è fondamentale. Una volta garantita la loro incolumità, il secondo obiettivo del leader è proteggere l'incasso e la merce. Capitolo 12. Alpoderg. Oh, potete camminare per sempre e non arrivare mai grazie al circuito infinito del Tapirulà. Alpoderg. Una gamma di possibilità si spalanca quando dall'equazione eliminate la destinazione e lasciate che il viaggio duri per sempre. La macchina di tortura disponibile in rovere grigio, betulla, naturale, rovere scuro. Prendiamo un rovere scuro, che dici? Amy si fece più piccola possibile, la sua speranza di essere curata, il desiderio che il guardiano la trovasse, tutto ciò che le aveva riempito la mente si avvizzì quando udì rumori provenienti dal sentiero. Era il suono di carne che veniva ridotta in poltiglia. Sapeva di essere una vigliacca a non correre in aiuto di Basil, ma non poteva lasciare che la trovasse.
fermassero. Non poteva lasciare che la rimettessero sulla sedia. Si trascinò ancora di più sotto il tavolo, si raggomitolò e aspettò che i rumori cessassero. Andarono avanti molto a lungo, perfino dopo che i rumori cessarono e l'esercito si ritirò, trascinando via Basil con sé. Amy rimase nascosta sotto il tavolo. Era tentata di restare lì fino all'alba, fino all'accensione automatica delle luci del negozio e all'arrivo del primo turno. Sarebbe stato molto più facile non muoversi, ma il guardiano Ward la stava cercando e Amy sapeva che era solo questione di tempo prima che i penitenti tornassero a perlustrare minuziosamente lo showroom per trovarla. Non dubitava che sarebbe successo, proprio come sapeva che il guardiano Ward non era un uomo che credeva nel perdono. Doveva andarsene subito, ma per farlo aveva bisogno di luce e l'unica luce era andata via con Basil. Avanzò carponi lungo il corridoio, aspettandosi da un momento all'altro che una mano uscisse dal buio e le ghermisse la nuca. La pavimentazione terminò e Amy sentì il bordo del sentiero brillante e luminoso. Adesso era granuloso, imbrattato di fango e sabbia e una sostanza appiccicosa. Un odore paludoso aleggiava nell'aria. Amy tracciò ampi archi con le mani sul pavimento lercio alla ricerca del telefono di Basil. Più cercava, più il panico le serrava il petto ammaccato. Se non riusciva a trovare il telefono, non avrebbe avuto luce e senza luce le sarebbe toccato strisciare attraverso il negozio al buio, vagando in tondo, smarrita. Le polpastrelle sfiorarono qualcosa di plastica che scivolò via. Trovato, pensò. Accese il telefono e la debole luce le sbocciò davanti alla faccia. Puntò il cellulare tutto intorno per assicurarsi che niente fosse appostato nell'ombra e poi studiò lo schermo per trovare il modo di aumentare l'intensità. Era bloccato da una password. Amy si soffermò a riflettere, poi le venne in mente la devozione di Basil per Orsk. Digitò sulla tastiera i numeri corrispondenti alle lettere 6, 7, 7, 5 e per la sua felicità la schermata iniziale si aprì. Cercò la torcia tra le varie app e quando vi batté sopra il dito la luce si accese. Poi tentò di alzarsi in piedi, ma le sue gambe erano sacchi di ramoscelli tagliati. Cadde quasi all'istante, sbattendo a terra il ginocchio sinistro e sbucciandoselo. Le dolevano i piedi, le ossa delle ginocchia grattavano una contro l'altra, le giunture scricchiolavano, la spina dorsale sembrava a pezzi e le ci volle uno sforzo enorme per reggersi a uno sculping e tirarsi su. Il massimo che le riuscì fu una lenta e dolorosa andatura zoppicante, ma bastò per percorrere il sentiero fino a camere da letto, a bagni e poi guardaroba. Da lì poteva attraversare i bambini e prendere la scorciatoia per soluzioni per lo stoccaggio, ufficio in casa, soggiorni, raggiungere poi le scale mobili e infine l'ingresso principale, sempre che non ci fossero state altre barricate a bloccarle la strada. A intervalli di qualche minuto Amy si concedeva un breve sprazzo del cellulare di Basil per orientarsi. Ogni volta che lo accendeva si aspettava di vedere un volto deformato che sogghignava nel buio, un pallido corpo contorto che veniva fuori dall'ombra. Forse addirittura il guardiano Ward, che stava in mezzo al corridoio aspettando paziente il suo ritorno, ma riuscì a raggiungere l'ufficio in casa indisturbata. Alla sua destra c'erano file di librerie smagma Design is good, le cui ombre danzavano alla luce del telefono di Basil che reggeva nella mano tremolante. Ed ecco la sua familiare pallina informativa con la sua familiare formula di accoglienza. È una domanda, chiedi a Orsk. La frase le parla.
accese la torcia del telefono, scorse un movimento in lontananza. Si premette il dispositivo al petto, nascondendone la luce, e si accovacciò, abbassandosi più che poteva, le ginocchia ammaccate e tremanti, accanto a un carezza. C'era decisamente qualcosa che si muoveva più avanti, lo sentiva, là in fondo, nel buio, un motore sferragliante, e Amy sapeva di non aver scelta. Se voleva uscire da lì, doveva avvicinarsi. Con il terrore che le scorreva nelle vene, cominciò ad avanzare carboni sul sentiero. Il macchinario si fece più rumoroso e ben presto riuscì a distinguere un respiro ansante insieme a un altro suono meno umano, come qualcosa di appiccicoso che veniva calpestato senza sosta. Il motore era forte e l'ansimare ancora più forte, aveva in sé qualcosa di familiare. Incapace di respirare, Amy staccò il cellulare di Bessie dallo stomaco e lo puntò in direzione del suono. Le tenebre si dissiparono e vide una scrivania Tapirulan Albolterg. Il nastro nero si muoveva veloce e il piano di lavoro era inclinato in avanti. Sul Tapirulan una figura contorta si affannava a tenere il ritmo. La schiena era curva sotto un grosso peso e le scarpe da ginnastica cadevano a pezzi. Una suola si era scollata e sbatteva sul nastro come la lingua di un cane che lappa acqua dalla ciotola. Trinity, bisbigliò Amy. I polsi di Trinity erano fissati con il nastro da pacchi al ripiano della scrivania. Uno dei suoi enormi borsoni neri, pieno zeppo di roba pesante, era assicurato alle sue spalle. Trinity si voltò a guardare Amy, capelli impiastricciati di sudore. Ho visto un fantasma, brontolò, buffo, un chio Trinity. Ho finalmente visto un fantasma, ma non gli sono piaciuta. Lascia che ti liberi da questo affare. Presto starò bene. Era Yosha? Domandò Amy. Trinity sorrise. Il guardiano Ward ha promesso di curarmi. Poi la sua faccia si contrasse in una smorfia e Trinity scoppiò a piangere. Resisti, disse Amy. Andò davanti alla scrivania e cercò di staccare il nastro da pacchi. Fu allora che vide cosa era accaduto. Alle dita di Trinity erano frantumate, mucchietti di matite spezzate che sporgevano in ogni direzione, ammaccate viola nei punti in cui il sangue si era raccolto sotto la pelle. Amy trovò il lembo del nastro e le sciolse le mani con cautela per evitare di causarle altro dolore, ma Trinity parve non farci caso. Poi Amy sollevò lo zaino dalla schiena della ragazza e fece passare le sue mani straziate attraverso gli spallacci. Era così pesante che scivolò tra le braccia di Amy e cadde a terra. La cerniera si spaccò e cataloghi Orsk si riversarono fuori come intestini. Amy avvolse le braccia attorno alla vita di Trinity e la tirò via dal Tapirulan. No, disse Trinity, opponendo una debole resistenza. Shh, sussurrò Amy, tenendola ferma. Se qualcuno fosse venuto in negozio quella mattina e avesse chiesto a Amy se lei e Trinity erano amiche, la sua risposta sarebbe stata: è complicato. Ma dolore e paura trovano il modo di semplificare le cose. Trinity era perduta nello stesso inferno di Amy, solo che Basil non era lì a salvarla, c'era solo Amy. No, cantilenò Trinity sottovoce. No, 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 no. Ce ne andiamo via da questo posto, disse Amy, tentando di imitare la sicurezza di Basil, mettendo le braccia attorno alla ragazza che si dibatteva. Non ti lascio qui, lo prometto. Prese Trinity per la vita e la guidò con sé, ed entrambe zoppicarono lungo il sentiero brillante e luminoso. Amy sussurrò un monologo mentre arrancavano. Sperava che il suono della propria voce, una voce umana, fosse di conforto per Trinity. Una volta scese le scale mobili,
possiamo usare lo sblocco manuale e aprire l'ingresso principale, così usciremo nel parcheggio, chiederemo aiuto e manderemo qui qualcuno. Gente, un sacco di gente, starai bene, tutti staranno bene, dobbiamo solo uscire da qui. Arrivarono alle scale mobili. Di sotto una tossica luce arancione si riversava dalla finestra, dalle finestre disposte lungo la facciata del negozio. Agli occhi di Amy, affamati di luce, brillava come fosse pieno giorno. Poi il telefono di Basil prese a squillare. Amy rimase paralizzata quando la sigla di Doctor Who suonò fin troppo forte. Armeggiò con il tasto e rispose: «Pronto? Dove siete finiti?» «Matt», bisbigliò, «dove sei?» «Non ho fatto che girare a vuoto», rispose Matt. «Credo di essere in soluzioni per lo stoccaggio. Ho accanto una smagma. Io sono vicina alle scale mobili in soggiorni», disse Amy su di giri. Matt era una persona in più. Matt poteva aiutarla con Trinity. «Sai come arrivare qui?» «Sto andando a cercare Trinity», rispose lui. «L'ho già trovata», lo informò Amy. «È qui con me. L'ho appena vista oltre la scorciatoia. Sta andando a guardaroba». «No, Matt, è qui», insiste Amy. «È proprio qui accanto a me. Non posso lasciarla lì dentro da sola». Amy piazzò il telefono davanti alla faccia di Trinity. «Parlagli, digli qualcosa». Ma Trinity rimase immobile e incapace di parlare. Amy si riportò il telefono all'orecchio. «Non posso lasciarla», disse Matt. «È un trucco», ribatté Amy. «Questo posto ti inganna. Ti richiamo subito, vado a cercarla». La linea divenne muta. Amy provò a richiamarlo, ma il telefono squillò a vuoto. Poi si attivò la segreteria. Alzò lo sguardo e vide Trinity che la fissava. «Ecco cosa fa, ci inganna», spiegò Amy. Sembrava che Trinity non ascoltasse. «Dobbiamo continuare a muoverci». Mentre si arrovellava su come portare Trinity in fondo alle scale mobili bloccate, i suoi occhi colsero la fila di 10 primi piani dei dirigenti Orsk, tutti allineati sulla parete, nelle identiche cornici nere. Solo che adesso le 10 immagini raffiguravano Yosha Ward, direttore, nella prima foto. I suoi occhi erano raschiati via. Accanto ce n'era una in cui la faccia era ridotta a brandel e il vetro della cornice infranto. Più oltre ce n'era un'altra in cui una macchia d'acqua aveva corroso l'immagine, lasciando una spavatura bianca sulla spalla, e così lungo tutta la fila, ogni foto una versione mutilata della faccia ghignante di Yosha, senza occhi, la bocca ridotta a un buco nero, graffiata con aghi, carbonizzata, bruciata con l'acido. Amy sentì Trinity divincolarsi per liberarsi dalla sua presa. Riuscì ad agguantarle la t-shirt con le dita, acchiappandola all'ultimo secondo. Tirò e Trinity si voltò verso di lei, così che la sua faccia ciondolante era proprio di fronte a quella di Amy. «Malata», disse Trinity. «Andiamo», replicò Amy, rigirando le dita nella maglietta di Trinity. «Usciamo da questo posto». Trinity piegò la testa da un lato, confusa. «A nessuno è consentito lasciare l'alveare», disse, protese all'indietro, allontanandosi da Amy, fino a che la t-shirt sprindellata si strappò nel mezzo, scivolandole via dal corpo. Amy abbassò lo sguardo sul pezzo di maglietta che teneva in mano e poi lo rialzò su Trinity mentre la ragazza correva verso soggiorni, sparendo nell'oscurità. «Trinity!» gridò Amy suo malgrado, ma Trinity era sparita. Il negozio l'aveva inghiottita come una pietra nera lanciata in un lago senza fondo. Vicino a lei qualcosa di pesante sbatté contro il muro, seguito dal fracasso di scaffali che crollavano a terra. In preda al panico, Amy corse giù per la scala mobile. Un piede le si impigliò nei solchi metallici e dovette aggrapparsi al corrimano per non cadere. Vide le porte a vetri che davano sul parcheggio, illuminato di arancione dalle lampade al sodio. Durante uno dei suoi primi giorni da Orsk, Pat le aveva
mostrato come aprire manualmente le porte in caso di interruzione di corrente. Uno speciale meccanismo di sblocco era inserito nel telaio. Non doveva far altro che premerlo, infilare le dita tra le porte e fare leva. Un urlo si propagò nel buio, l'urlo di Ruth Annie. Questo posto ti inganna, ricordò a se stessa. Ecco che cosa fa. Hark si basa tutto sul disorientamento programmato. Ruth Annie gridò di nuovo, un lamento animalesco. Qualcuno le stava facendo cose immaginabili. Amy non capiva da dove provenissero le urla. Era possibile che venissero dalla sua testa. Vogliono rallentarti, si disse. Sono proprio dietro di te. Vogliono tenerti qui per sempre. Non vogliono che tu esca. Esca. Premette il meccanismo di sblocco con il pollice. Poi ficcò le dita indolenzite nello spiraglio tra le porte e fece forza. Senza il movimento automatizzato, i pannelli si schiusero con fatica, facendo opposizione, bloccandosi quando l'apertura era di appena mezzo metro. Una folata di aria calda l'avvolse e Amy si infilò nel varco. Era libera. Abbiamo ancora 5 o 6 capitoli da leggere, poi ho deciso che scegliamo insieme il prossimo libro. Lascerò magari nella community un sondaggio, così decidiamo intanto il genere, magari non più horror, ma qualcosa di un po' più leggero per la lettura notturna. E poi magari o vado al mercatino dell'usato, prendo qualcosa lì, oppure scegliamo insieme. Spero che comunque questo video ti sia piaciuto. Ci vediamo il prossimo mese con altri 2 capitoli. Io ti auguro buonanotte, buon relax, ciao.